giovane amavo molto il mito dei supereroi. Storie le più fantastiche con Batman, l'Uomo Ragno e Superman. Ma ci sono uomini con lo stesso concentrato di energia, veri guerrieri indomiti che ci colpiscono la fantasia. Paolo, un nome semplice, numero 11, la maglia del Torino. Paolo, là nell'arena, un cuore grande, un grande fiuto per il gol. C'era la dinamite in quelle leve che correvano veloci, e tutti lo rispettavano e lo temevano e si dicevano: quando parte Pulici è un palco che si avventa sul pallone e fa tremare gli argini, è un treno che travolge la stazione, è un ciclone Pulici, è un tir di generosità, non lo puoi rallentare, gli puoi solo sparare, ma neanche il piombo lo fermerà. È come un missile che passa sopra le gengive dei terzini, è un gran via vai, un leone che non è domato mai. A tratti è un po' egoista, ma è un eroe che c'ha il sinistro che conquista, è un fulmine incontrollabile, un razzo cosmico, un piede atomico. Quando parte Pulici è un falco che si avventa sul pallone e fa tremare gli argini, è un treno che travolge la stazione, è un ciclone Pulici, è un tir di generosità, non lo puoi rallentare, gli puoi solo sparare, ma neanche il piombo lo fermerà. Quando parte Pulici, Pulici di testa su cross di Graziani a sinistra, ha messo in rete il pallone che può far iniziare veramente il conto alla rovescia per lo scudetto del Torino. È un ciclone Pulici, è un tir di generosità, non lo puoi rallentare, gli puoi solo sparare, ma neanche il piombo